vite passate non sono in realtà nel passato. C'è una nozione metafisica secondo cui il tempo non esiste davvero e tutto sta realmente accadendo nel presente. Questo si traduce, tra le altre cose, nel fatto che le personalità che avevi in altre vite possono essere attive nella tua stessa energia in questo momento, dentro di te, specialmente se non sono guarite. Una vita passata che non è guarita vive dentro di te, irrequieta, è mescolata alla tua stessa energia, quindi funziona quasi come una persona reale con i propri stati d'animo, voglie, desideri, paure e reazioni indipendenti alle circostanze esterne della tua vita. L'esempio da manuale per questo sono le fobie, come la paura di annegare, degli spazi chiusi, eccetera. Paure acute, forse apparentemente illogiche, che possono o meno essere state risvegliate da un evento in questa vita. Ma le fobie sono solo gli esempi più lampanti: fallimenti e schemi relazionali, problemi professionali, reazioni cariche di emozioni e paure in generale, derivano comunemente da vite passate che sono ancora attive. Potresti avere tasti dolenti, cioè argomenti sensibili che, se premuti, ti mandano in bestia. Indovina chi si manifesta quando sei fuori di te. Quando la ferita viene riaperta, è la persona della vita passata che salta fuori e ha un attacco, se così possiamo dire. E sei sopraffatto da questa violenta reazione di paura, panico, rabbia o altra forte emozione che difficilmente riesci a contenere. Ora, poiché i tuoi stati d'animo, scelte, azioni, energie e stati dell'essere si manifestano nella realtà intorno a te, potresti vivere eventi, emozioni e circostanze che non si riferiscono necessariamente a chi sei oggi. Eventi che non sono realmente tuoi, che non hanno nulla a che vedere con la tua vita attuale. La vita passata è bloccata nel suo ciclo temporale, nella sua memoria irrisolta. Di conseguenza, sei bloccato negli stessi schemi ciclici, ripetendoli più e più volte. Non stai partendo con una lavagna pulita in questa vita. Pur essendo parte di te, allo stesso tempo una vita passata ha una sua indipendenza. È un aspetto della tua anima, un cugino spirituale che è correlato a te, ma proviene da un altro tempo, un'altra consapevolezza, un'altra serie di circostanze. Non hai alcuna responsabilità sulle sue azioni, a parte guarirla se la tua coscienza e il tuo intento lo consentono. Questa è la tua unica responsabilità sulle tue vite passate. Molto spesso il tema delle vite passate non riguarda solo la curiosità, è qualcosa che chiede urgentemente guarigione per il proprio benessere, per poter finalmente andare avanti e prosperare. Una vita passata che è guarita, d'altra parte, ha trovato il suo compimento e quindi non ha più bisogno di rivivere ulteriori situazioni difficili. Non ha alcun desiderio di scavare nel passato, di rivivere tutto ancora e ancora. È in pace. Viene da ed è in uno stato di luce, anziché nutrirsi del proprio corpo emotivo e delle energie vitali. E può offrirti informazioni e indicazioni preziose quando ne hai bisogno. Una vita passata guarita è una parte di te equilibrata e in sintonia con la tua vera natura. La base per la guarigione degli aspetti delle vite passate ruota sempre attorno al disinnesco dei blocchi karmici rimasti irrisolti. Questo può essere eseguito solo con l'aiuto di un operatore qualificato. Il fai da te è assolutamente da evitare. Sarebbe infatti un grave errore pensare che per guarire una vita passata sia sufficiente ricordarla. Limitarsi a ricordare un trauma subito in una vita precedente non farebbe altro che mantenere aperta la ferita senza consentirti di evolvere. Le esperienze traumatiche di vite precedenti vanno sì ricordate, ma anche elaborate e disinnescate. Quindi occorre trasformare quei ricordi da distruttivi a costruttivi. Ecco perché è indispensabile la supervisione di una guida esperta. Solo così una regressione a vite precedenti può portare risultati apprezzabili. Quando le vite passate hanno un'interferenza visibile sui tuoi stati d'animo e sulla tua vita attuale, sono destinate ad essere guarite. Questa è la loro principale rilevanza.